Ben trovati, nuovo appuntamento con Viver Lucense. Torniamo sulle nostre splendide mura di Lucca in una bellissima giornata di primavera per parlare di iscrizioni sui nostri muri, sui muri della città. È una di quelle curiosità che con le nostre puntate siamo andati a cercare alcune volte, andando a provare a spiegare alcuni lati particolari di alcuni monumenti. Stamani invece siamo insieme al professor Giovanni Macchia, che molti ragazzi lucchesi conoscono perché è stato anche preside nelle nostre scuole, che ha scritto un libro che credo che sia veramente curioso e che proprio centri perfettamente quello che è spesso il tema di Viver Lucense. Curiose e insolite iscrizioni lucchesi. Quali sono queste iscrizioni lucchesi che generano la curiosità del professore, che mettendole su questo libro, pubblicato con la collaborazione della Fondazione Banca del Monte di Lucca, è andato a cercare di incuriosire non solo i ragazzi sulla storia della propria città, ma tutti coloro che vogliono conoscere un po' meglio Lucca. Ma sì, il denominatore comune di queste iscrizioni è proprio il loro carattere di curiosità oppure di poca notorietà. La storia di Lucca è una storia ormai conosciuta, una storia che è stata raccontata, una storia i cui documenti sono noti, sono stati studiati abbondantemente. Volendo fare quindi qualcosa di nuovo e di originale, bisogna di necessità andare a cercare qualcosa di insolito, qualcosa di minore. Ecco, mi ha spinto un pochino questo criterio di proporre non solo al turista che a Lucca viene per la prima volta, ma anche al lucchese, al cittadino di Lucca che è nato e cresciuto tra le mura, qualche aspetto di novità, qualche elemento che possa incuriosirlo ancora nella propria città e spingerlo a esplorare qualche angolo della sua città. Quindi, professore, tutte le iscrizioni riportate nel libro e di cui si fa la storia, si dà la spiegazione, sono dentro le mura di Lucca? Non tutte, ce ne sono alcune, due o tre eccezioni che sono fuori delle mura di Lucca, sono comunque nel comune di Lucca e quindi nel territorio comunale, ma sono strettamente legate alla città. Per esempio c'è descrizione delle parole d'oro di Guamo, che per carità, Guamo, le fonti sono a Guamo, ma l'acqua di Guamo insomma, scorre nelle fontane cittadine, quindi è un'iscrizione lucchese anche questa. Professore, fra i comuni denominatori c'è il fatto che attraverso queste iscrizioni spesso si riescono a scoprire non solo storie curiose ma anche storie di personaggi più o meno importanti della città, cioè non sono iscrizioni fine a se stesse ma sono iscrizioni che avevano un significato. Sì, io infatti come sottotitolo del libro ho messo 34 finestre aperte su Lucca e sulla sua storia. Sono modi, ecco, sono come spioncini dai quali guardare e oltre naturalmente all'epigrafe presa in esame si scopre dietro tutto un retroterra, ecco, si scopre un retroscena. Faccio un esempio, in piazza San Michele, proprio sull'angolo dove inizia via San Paolino, c'è un'antica edicola con l'immagine della Madonna e sotto c'è un epigrafe che promette l'indulgenza di non mi ricordo quanti giorni, 30-50 giorni, ed è filmata Monsignor Cherubino Scali. Cherubino Scali nessuno sa chi sia, ecco, Monsignor Cherubino Scali, anche se il suo nome da almeno due secoli è in piazza San Michele, però è un personaggio sconosciuto. Io ho cercato di riportare alla memoria questo personaggio, che era un frate, venne a Lucca al seguito della duchessa Maria Luisa di Borbone, diventò vescovo, ma non di Lucca, però è stato amministratore apostolico di Lucca e in questo periodo ha messo la firma su queste epigrafe. Personaggio poco noto, ma un personaggio da ricordare. Professore, lei mentre parlava ci ha accennato di alcune scritte fuori, ha parlato della scritta delle parole d'oro, sì. Che storia c'è dietro? Beh, la storia delle parole d'oro è una storia importantissima perché dalle parole d'oro prende inizio il torrione delle fontane, il famoso acquedotto del Nottolini, che è uno dei vanti della nostra città, non solo perché porta ancora oggi acqua ottima e freschissima, ma perché anche dal punto di vista architettonico è un capolavoro. Insomma, Nottolini addirittura per progettare questo acquedotto
andò a Roma a studiare e a disegnare i ruderi degli antichi acquedotti di Roma per riprodurre le stesse misure degli acquedotti romani. Era veramente un architetto coi fiocchi. E sulle scritte che cosa c'è? Sulle scritte praticamente Carlo Ludovico di Borbone cede da se stesso. L'acquedotto fu progettato in un primo tempo da Elisa Paciocchi, la caduta di Napoleone chiuse completamente ogni progetto, Maria Luisa di Borbone riprese il progetto e lo portò a termine, o quasi, l'inaugurazione fu fatta quando Maria Luisa era morta e subentrò Carlo Ludovico. Carlo Ludovico ebbe l'onore e la fortuna di coronare questa opera e ci mise il cappello. Quindi fece fare un'iscrizione grandiosa, le parole d'oro è un'iscrizione che ha una lunghezza di circa 10-12 metri, in linea proprio orizzontale. Le parole ovviamente quando furono incise nella pietra furono poi dipinte d'oro, oggi l'oro non c'è più, però l'incisione si vede ancora. E si dice appunto che Carlo di Borbone ha avuto il merito di portare a Lucca. Professore, da dove nasce questa curiosità? Ci sarà stata una scintilla, un momento in cui lei è stato stimolato da queste epigrafi, da queste scritte? Sì, nasce da bambino. Ecco, diciamo che quando io ero piccolo e giravo per Lucca, ero molto curioso di tutto quello che vedevo, insomma, e spesso queste iscrizioni mi incuriosivano. Facevo tante domande, come fanno i bambini, ma ovviamente su certi dettagli le risposte non arrivavano. Poi con l'età, ecco, ho avuto modo di soddisfare queste curiosità attraverso un po' di ricerca, un po' di pazienza e anche un po' di divertimento, perché insomma è stata un'operazione gradevole anche per me, ecco, perché mi ha consentito di spaziare in campi molto lontani uno dall'altro, in direzioni anche inaspettate, di conoscere tante persone, di avere contatti con persone anche che non conoscevo e che con questa occasione, ecco, mi hanno dato suggerimenti, informazioni. È stata una bella esperienza. Praticamente andando a studiare queste cose probabilmente avrà incontrato anche documenti e documentazione di altri luoghi. È una peculiarità lucchese quella di queste epigrafi o si trovano anche in altre città? No, non è una peculiarità lucchese, si trovano anche in altre città. E devo dire che studiando queste epigrafi lucchesi mi sono anche imbattuto in qualche pubblicazione, ecco, analoga alla mia, che non conoscevo. Ce n'è per esempio una intitolata, se non vado errato, Toscana Pose, che prende in esame le iscrizioni più strambe che sono sparse per la Toscana. La fece un giornalista qualche anno fa della Nazione. Ho avuto anche informazioni che a Roma qualche cosa è stato fatto, non credo pubblicazioni di carattere librario, ma qualche articolo, qualche saggio, e Roma per esempio è una miniera di informazioni curiose. Ce n'è per esempio una, di cui parlo anche nel libro, addirittura in via dei Lucchesi, quindi in qualche modo ha attinenza con Lucca, che dice minaccia pene pecuniarie a chi lascia in giro la monnezza. Ecco, quindi. Senta, ed è l'iscrizione in marmo, proprio incisa in marmo. Sì, sì. Le varie epoche in cui sono state scolpite, dunque, o scritte? Sì, si va dal XIII secolo al XX secolo. Le prime iscrizioni sono medievali, molto antiche, insomma spesso addirittura mutile o poco leggibili, insomma comunque ancora utili per ricavarci qualche informazione. Le ultime sono del Novecento. Ce n'è una curiosissima, credere, obbedire, combattere, di epoca fascista, erano i murales fascisti, che addirittura ancora dentro una chiesa, la chiesa del Crocifisso in via Busdraghi, che attualmente è stata recuperata da un architetto ed è utilizzata come civile abitazione. Il recupero architettonico è un recupero da manuale, che ha conservato tutto ciò che c'era di antico, compresa questa iscrizione. Per cui all'interno di questa abitazione, chiesa, ex chiesa e ora abitazione, c'è ancora la scritta credere, obbedire, combattere. Si può ancora vedere. Un'altra curiosità che ho io e che viene fuori dalle sue parole, quindi ce ne sono di, fra virgolette, pagane e di più legate, sì, al mondo della chiesa, sì, però sì, si viaggia, sì, in maniera parallela. Si viaggia in maniera parallela, cioè il criterio è stato quello della curiosità, della cosa insolita, ecco. Siccome a Lucca la maggior parte delle memorie sono di carattere religioso, quindi anche in questo libro
numericamente quelle religiose sono la maggioranza, ma perché questo è un dato oggettivo, un dato storico, ecco. Non è stato frutto di una scelta. Dalle sue parole emerge anche un grande amore per la città, un amore che purtroppo tutti i lucchesi non hanno, che sta andando anche un po' perso. Come si può alimentare nei giovani, oltre che dargli queste chicche, perché queste sono curiosità magari i ragazzi trovano più facilmente sui social con una foto e una piccola spiegazione. Lei poteva fare dei TikTok con questi, no? Invece ha preferito fare un libro. Come si stimola la curiosità dei ragazzi, lei che è stato professore per tanti anni? Ma diciamo che la curiosità e amore, ecco, per la città. L'amore per la città, beh, quello certamente c'è, da parte mia, ma come da parte anche di tanti altri lucchesi, ed è un patrimonio di valori da trasmettere. Indubbiamente va trasmesso ai ragazzi, ma credo che si trasmetta in maniera molto semplice, ecco, semplicemente con la testimonianza. Insomma, se uno dimostra amore, trasmette anche amore ai più giovani. Dal punto di vista didattico, io credo che i ragazzi siano estremamente stimolati proprio da un percorso che parte dal dettaglio e ricostruisce dal dettaglio uno scenario più ampio. Quindi ecco, anche la piccola epigrafe... Per non partire dai massimi sistemi, sì, ma stimolargli la curiosità e poi da lì allargare. Quindi credo che questo testo, anche se non era assolutamente mia intenzione quando l'ho scritto, possa essere veramente, ecco, anche uno strumento didattico efficace. Quanti anni ha impiegato per mettere insieme tutta questa documentazione? Guardi, diciamo che a occhio e croce ho iniziato nel 2005, ecco, quindi sono 17 anni. Aprendo una pagina a caso, ora non so se Abramo ce la può riprendere, vedo una scritta che è tanto cara a noi appassionati di lucchese, al nostro amico e collega Fabrizio Vincenti, Gioco del pallone, non è che si trova ovunque, no? È qui sotto. È qui sotto dove siamo noi, ce la racconta un po'? Sì, dunque questa scritta è un rudere, insomma un rudere di un cancello, sopravvivono ancora i due muri laterali che sorreggevano le ante del cancello, che dava accesso a un campo per il gioco del pallone, che era sotto le mura. E non è il campo Balilla, è più zona Porta Elisa. È zona Porta Elisa. È diciamo, purtroppo dove c'è il monumento. È in coincidenza del monumento Donato Me, proprio da quelle parti. Non era il gioco del pallone di cui oggi noi viviamo e conosciamo, diciamo, i fastigi, vero? E celebriamo ogni domenica le imprese. E non era nemmeno il pallone gioco del calcio storico, che pure Lucca esisteva. Calcio storico simile a quello fiorentino. Simile a quello fiorentino, esisteva anche quello. Ma non è via di mezzo fra il calcio e il rugby, per capirci. Questa è un'altra cosa ancora. Questo era il gioco del pallone col bracciale, si chiamava così. Si indossava un bracciale di legno scabro, un legno scabro, inciso in modo tale da rendere la superficie scabra, e un po', diciamo, per avere un'idea, un po' come nel tennis, ecco, si lanciava una palla con questo bracciale da una parte all'altra del campo, c'era proprio al centro una rete, e attraverso questa evoluzione della palla, che poteva rimbalzare anche su una parete laterale, nel nostro caso la parete laterale erano le mura. Si facevano punti che, guarda caso, venivano contati proprio come oggi nel tennis, 15, 30, 40. E ogni anno c'era il che 7. Anni? Il gioco del bracciale a Lucca ha avuto, come dire, una storia che si è esaurita sicuramente a Lucca prima della fine dell'Ottocento. Prima della fine dell'Ottocento. Però ci sono stati momenti di grande popolarità. C'è stato anche un campione, Nea Melosi, pesciatino lucchese, che era un campione nazionale di questo sport. A pesciatino Barga, lucchese perché Pescia faceva parte della provincia di Lucca. A Barga, stranamente, questo sport è sopravvissuto anche nel Novecento. In modo abbastanza curioso, si sono continuate a giocare partite di pallone col bracciale fino ai primi del Novecento, e mi risulta che ancora oggi ci sono degli appassionati che a livello folcloristico rievocano questo gioco con esibizioni ancora, insomma, di questo. E così possiamo salutare gli amici di Fabbriche di Vallico. Vallico, Abramo Rossi,
dai colori del cerchio dietro la telecamera, mi suggerisce che a Vallico c'è questa cosa che è una metà strada fra la palla elastica, esatto, che però si gioca a mani nude, e questa e questo gioco del pallone. E ne vedo un altro sopra il livello del mare, dove siamo, dunque, e qui siamo, che misurazione è? Sono due le targhe, diciamo, riportate nel libro. Una è proprio murata nell'arco di Porta Santa Maria. All'interno di Porta Santa Maria, nell'arco della porta, c'è questa là, e c'è scritto quanti metri siamo sopra il livello del mare. Pochi. Siamo pochi metri, siamo di 19 metri, credo, sopra il livello del mare. Mi pare 19 qualche cosa. Tra l'altro io noto una curiosità, che la targa con i metri è stata aggiunta in un secondo momento, perché quando fu fatta la rilevazione a Lucca si contavano ancora in braccia, quindi hanno modificato la targa inserendola poi con i metri. Ho messo in relazione questa targa con un'altra analoga, che è all'indicatore dei Giannotti, dove invece c'è scritto che siamo a 21 metri sul livello del mare. E la curiosità è che andando dalla città verso il fiume uno si aspetterebbe di scendere, no? E invece la quota sul livello del mare cresce. La risposta, che qui è stata illustrata, è che il fiume a Lucca scorre più alto della città. È pensile il fiume a Lucca. E quindi questo ha portato nei secoli tanti guai, tanti danni, tante alluvioni, ma insomma è una caratteristica della nostra città. Finché non è arrivato il Nottolini, che io scherzosamente nel libro chiamo San Lorenzo, dopo San Frediano, che ha risolto definitivamente il problema con le sue arginature, che a distanza di tanti anni sopravvivono egregiamente ancora oggi. Ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo con il professore, perché ho ancora qualche curiosità da togliere. Torniamo al libro e alle curiosità che mi voglio togliere. Che cos'è il cetaceo di Messer Nicolao? Beh, cosa sia di preciso questo cetaceo non si sa. Si dice che fosse una balena, ma non abbiamo prove che fosse tale. Fatto sta che verso la fine del Cinquecento, sulle spiagge della Repubblica di Lucca, che a quell'epoca erano selvagge, zona Viareggio, che era Motrone, la marina di Lucca. Sì, Motrone, Viareggio, quelle zone lì, Lido di Camaiore, per dargli i nomi attuali, fu trovato spiaggiato un relitto, una carcassa di un animale marino, di cui si conservavano una parte delle costole, della cassa toracica, una mascella e parte della carne, condizioni insomma molto precarie. Marinai, la gente di mare, insomma, non sapeva di dove fosse venuto, non sapeva che animale fosse. Fatto sta che questo Nicolao Tegrini, umanista lucchese, decise di portare questa carcassa, insomma, a Lucca, e di esporla alla curiosità dei cittadini davanti alla Chiesa dei Servi. Come abbia fatto a portarla a Lucca non si sa, insomma, perché pare che fosse di proporzioni veramente enormi, questa carcassa. Portarla da Lucca, da Viareggio a Lucca, dalla Marina a Lucca, insomma, per via dell'acqua, insomma, certamente comportava dei problemi. Per via di terra c'era da passare in chiesa, c'erano altri problemi. Insomma, a Lucca arrivò. Fu esposta davanti alla Chiesa dei Servi, i lucchesi erano tutti incuriositi, insomma, di questa carcassa, e quando poi fu rimossa, Nicolao Tegrini fece mettere una lapide sulla facciata della Chiesa dei Servi per ricordare questo episodio. E io ci scherzo un po' sopra, ci scherzo un po' sopra e dico che le grane più grosse Nicolao Tegrini l'ha avute quando si trattò di smaltire questo rifiuto, perché insomma con le norme igieniche dell'epoca non si sapeva dove metterlo, e quindi insomma giurò a se stesso che anche se avesse trovato la carcassa dell'ippogrifo l'avrebbe lasciata. Dov'era? Si parla anche di Giosuè Carducci, della sua presenza a Lucca. Sì, sì. Dunque, Carducci aveva una figliola sposata a un lucchese, certo Bevilacqua, insegnante di matematica, fratello di un notaio che aveva lo studio in via Santa Giustina.
E questa famiglia Bevilacqua aveva una casa alla Maolina, San Concordio di Moriano, una casa di famiglia, una vecchia casa. Avevano l'abitudine, questi due fratelli, di trascorrere l'estate in questa casa e di riunirci, quello che faceva l'insegnante ad Arezzo e l'altro notaio a Lucca. Naturalmente si riunivano con le rispettive famiglie. Il Bevilacqua di Arezzo portava la moglie, che era figlia di Giosuè Carducci. Il Carducci per tre estati consecutive è venuto a passare l'estate presso la figlia nella casa della Maolina. E quindi ha avuto modo, ecco, di vivere la campagna lucchese, di apprezzarla, nelle sue memorie, nelle sue lettere, di scrivere delle parole bellissime sulla campagna lucchese. Non mancò di fare qualche gita a Lucca in carrozza per visitare appunto l'archivio di Stato, la biblioteca, che lui sapeva essere molto ricche. Prese spunto da queste visite anche per qualche sua poesia, che poi avrebbe scritto qualche anno dopo, e ci ha lasciato dei bellissimi ricordi, ecco. La cosa più interessante è che un accademico di Lucca, il professor Parducci, che era anche lui nativo di quelle parti, riuscì a raccogliere testimonianze orali di persone anziane che avevano conosciuto direttamente il Carducci. Quindi di questa presenza del Carducci abbiamo, in maniera quasi miracolosa, ecco, delle testimonianze che persone che l'avevano visto hanno poi lasciato a questo Parducci, e Parducci ha scritto e ha tramandato fino a noi. Quindi conosciamo quasi dei dettagli anche inediti di vita quotidiana, ecco, della sua presenza a Lucca. Io e Abramo siamo incuriositi e l'ascoltiamo a bocca aperta per tutti questi racconti. Purtroppo mezz'ora non basta, basta giusto per presentare questo libro, Le curiose e insolite iscrizioni lucchesi, professor Giovanni Macchia, lo ha pubblicato in collaborazione con la Fondazione Banca del Monte di Lucca, e è un libro dove ci sono veramente tanti spunti, e noi, professore, già le diamo appuntamento a un'altra puntata per fare una chiacchierata con noi, per tirarle fuori tutti questi aneddoti che sono veramente il sale di Viver Lucenze. Viver Lucenze termina qui dalle mura di Lucca in questa, come dicevo prima, bellissima giornata di primavera. Finalmente si rivedono un po' di turisti. Sembra di ripartire, e ripartiamo veramente con il sorriso anche grazie a queste iscrizioni, che sono 34, giusto, quelle analizzate. Quindi ve ne abbiamo dato soltanto qualche piccolo pizzico, qualche piccolo spunto. Vi ringraziamo per essere stati con noi, ringrazio naturalmente Abramo Rossi per tutte le immagini con le quali vi ha fatto vedere almeno alcune di quelle che sono state le epigrafi raccontate dal professor Macchia, e ci rivediamo la prossima settimana con un altro appuntamento di Viver Lucenze.